Amici di Città di Ariano, ben ritrovati con Camera Sport. Venerdì 27 novembre, ore 15 in punto, nuovo appuntamento con l'approfondimento sportivo di Città di Ariano. Questa settimana, come sempre, tanti argomenti in scaletta. Parleremo degli appuntamenti sportivi del fine settimana che sta per cominciare e dello sport in generale di Ariano e dintorni, e chiaramente parleremo anche della prematura scomparsa di Diego Maradona avvenuta 2 giorni fa, che ha un po' sconvolto tutto il mondo, non solo sportivo, e lo faremo in compagnia di Luigi Gambacorta, presidente del Napoli Club Arianerpino. Benvenuto Luigi, grazie di essere qui. Grazie a te Antonio, buonasera a tutti. Permettimi subito di ringraziare te per il gradito invito e tutta la redazione di Città di Ariano. Allora Luigi, non possiamo che partire, come detto, dall'ultimo avvenimento. Noi ci eravamo già sentiti qualche giorno prima per organizzare la trasmissione, e poi mercoledì pomeriggio, nel pomeriggio italiano, nella mattinata argentina, è arrivata una notizia che ha un po' sconvolto, come dicevo in apertura, non solo il mondo sportivo ma tutto il mondo. Diego Maradona ci ha lasciato, aveva poco meno di un mese fa, aveva compiuto 60 anni ed è stato un evento che veramente ha innanzitutto distolto l'attenzione mondiale dall'emergenza da Covid-19 e ha scosso l'opinione pubblica veramente mondiale. Sì Antonio, come hai detto giustamente tu, noi ci siamo sentiti per concordare questo graditissimo appuntamento quando assolutamente non c'era la notizia, né pensavamo che potesse arrivare questa brutta notizia, che invece poi si è concretizzata nel pomeriggio di mercoledì. E come hai detto giustamente tu, è un qualcosa che ha sconvolto il mondo, non solo quello calcistico, non solo quello sportivo, ma a 360 gradi effettivamente tutto il mondo. Che dire? In questi 2 giorni ci sono stati talmente tanti attestati di stima, di riconoscenza per questo grandissimo personaggio, perché io non mi piace etichettarlo come calciatore, come sportivo, parlo di un personaggio perché è un qualcuno che è andato al di là dell'ambito settoriale nel quale insomma si è trovato ad operare. Facevo questa considerazione, Antonio, stamattina. A parte quello che giustamente hai detto tu, con la sua morte, dopo 9 mesi in cui abbiamo acceso la televisione e non potevamo non ascoltare notizie riferite alla pandemia e che ci aggiornavano sui dati del Covid, effettivamente dopo 9 mesi, da 3 giorni stiamo accendendo la televisione e si parla appunto di Maradona. Quindi già questo fa capire la portata di questa notizia e di questo personaggio. Parlo di personaggio perché facevo questa considerazione. Maradona, non so se avete notato, anche in questi giorni in cui si sta parlando della sua morte, non viene accostato più ad una tifoseria. Non viene più accostato alla tifoseria del Napoli, non viene più accostato alla tifoseria argentina, viene accostata al popolo. Sì. Si parla di Maradona e lo si parla in riferimento al popolo argentino, si parla con riferimento al popolo napoletano. Quindi quando di un atleta, di un calciatore, di uno sportivo si parla facendone riferimento come punto di riferimento di un popolo intero, significa che è un qualcosa che va al di là. Al sì. Di là, se si può arrivare a dire questo, che va anche al di là del mito e della leggenda, perché, ripeto, è un personaggio che ha smosso le masse. Mai a pensare, sì, che poteva avere questa cassa di risonanza così importante, ma a livello poi globale. Perché, sì, sì, basti pensare ieri. Sì, perché ripeto, naturalmente anche i media si sono concentrati su Napoli e sull'Argentina, su Buenos Aires, però
mi è capitato di vedere, di leggere testimonianze da tutte le parti del mondo, anche di altri personaggi. Proprio ieri sera mi sono ritagliato 10 minuti perché mi avevano consigliato di farlo e mi sono ascoltato l'intervista che ha rilasciato Lapo Elkan alla RAI, se non sbaglio, proprio poche ore dopo la notizia della morte di Maradona. E invito tutti a riascoltare quell'intervista, perché le parole che ha detto Lapo Elkan sono di una profondità incredibile. Sì, cioè sì. Si sofferma su quello, sull'aspetto umano di Maradona, che poi è stato l'aspetto che più è stato, diciamo così, messo sotto la lente di ingrandimento in maniera negativa in tutti questi anni. Sì. E invece adesso sta venendo fuori addirittura questo, che da un punto di vista umano forse lui era addirittura più grande dell'aspetto calcistico, perché tutte le persone che lo hanno conosciuto personalmente dicono che aveva un cuore immenso, era di una bontà incredibile, stava sempre dalla parte degli umili, a difesa di tutti. Il più umile dei suoi compagni di squadra, per lui era il più forte giocatore che aveva in rosa. Noi lo conosciamo benissimo, dico noi amanti del calcio, appassionati del calcio, dello sport, però adesso tutti stanno iniziando a conoscere anche questo aspetto di Maradona, che ripeto poteva sembra essere nascosto fino a qualche giorno fa, anche perché come parlavamo prima di andare in onda, Maradona rappresenta un'epoca in cui lo sport mondiale ha avuto dei miti, delle leggende che resteranno immortali. Parliamo di Senna, Tyson, parliamo in un'epoca a cavallo tra gli anni 80 e i primi anni 90 che hanno avuto dei campioni, Michael Jordan nel basket. Parliamo di miti che forse è difficile che potranno, che anche i campioni attuali difficilmente potranno arrivare a quel livello di leggenda, no, lui, quasi di santità. Già cioè in un contesto assolutamente di eccellenza, perché effettivamente nell'ambito del calcio e del campionato di Serie A, cioè in quegli anni parliamo di avversari del livello di Platini, di Zico, di Falcao, insomma, giusto per nominare i più famosi, ma era un livello di calcio altissimo a livello di Serie A, per non parlare poi a livello europeo. E poi, come giustamente hai detto tu, in un'epoca costellata da campioni in tutte le discipline sportive che andavano al di là, che sono andati anche al di là dello sport, esatto, della loro disciplina, sì, assolutamente. Sono entrati proprio nel sociale. Quindi lui, diciamo così, è stato in cima addirittura a questa montagna di campioni. E qualche giorno prima, precisamente domenica scorsa, prima di Maradona, ci ha lasciato anche un grande personaggio dello sport arianese, del calcio arianese, ovvero Vincenzo Graziano, storico presidente dell'US Ariano, squadra che negli anni 70-80 ha fatto sognare gli appassionati di calcio qui del Trigolle. Ti chiedo, Luigi, un ricordo della persona e anche di quegli anni, cosa rappresentava il calcio ad Ariano in quell'epoca specifica? Guarda Antonio, questa è stata un'altra notizia dolorosa, perché io non conoscevo personalmente la persona, ma insomma la conoscevo tramite i racconti appunto di questo personaggio e soprattutto della sua squadra. Squadra che per me rappresenta l'inizio della passione calcistica arianese, perché ricordo che in quegli anni mio padre mi portava sui gradoni del Renzulli, e quindi quella è la prima squadra di calcio dell'Ariano che ho cominciato a seguire e ad amare, che poi diciamo è anche stata la squadra che forse ha raggiunto il livello più alto negli ultimi decenni, perché è stata la squadra che in quello famoso spareggio di Salerno del Vestuti è riuscita ad approdare in Serie D. Quella forse era una squadra alla quale gli sportivi arianesi sono rimasti particolarmente affezionati, perché c'era uno zoccolo duro
di calciatori arianesi e non arianesi che poi sono rimasti sul Tricolle, quindi i tifosi arianesi si immedesimavano molto in quella squadra e tutt'oggi ne parlano con orgoglio. Secondo me poi quello è il segreto. Il segreto per fare insomma calcio ad alti livelli ad Ariano, avere comunque un'intelaiatura di squadra composta da ragazzi arianesi, perché le difficoltà per fare calcio nelle nostre zone interne rispetto a magari all'Interland napoletano salernitano, certo, sono sicuramente legate agli ingaggi di calciatori che vengono appunto da fuori. Invece avere ragazzi arianesi in squadra può aiutare tantissimo anche da un punto di vista economico. E quindi, tornando al presidente Graziano, non si può non ricordare con grande affetto e con grande riconoscenza appunto per tutto quello che ha fatto per la comunità sportiva arianese. C'è da dire che dopo insomma questa squadra ha lasciato un qualcosa che è stato poi nel corso degli anni ripreso dalle altre compagini che si sono avvicendate sul Tricolle. Cioè, non possiamo non ricordare anche gli anni di Serie D grazie ai sacrifici del presidente Grasso, e c'è da dire, dispiace che adesso diciamo i discorsi sono rimasti sospesi, perché da un paio d'anni a questa parte si riassaporava a Renzulli, insomma si riassaporavano vecchi fasti, perché c'era una squadra che grazie al presidente De Rosa poteva scrivere delle belle pagine. Speriamo, infatti io so, non conosco personalmente il presidente, lo conosco tramite amici in comune, mi hanno detto che è una persona tenace, assolutamente tenace, quindi speriamo che con il passaggio di questo periodo emergenziale possa riprendere la marcia che aveva interrotto con la Bissariano Accadia. Speriamo che possa riprendere presto il campionato, che è fermo già ormai da un mese. Credo che ormai si arriverà alla sosta natalizia, perché non credo ci siano gli spazi per riprendere. Ci auguriamo che da gennaio possa riprendere il campionato d'eccellenza, anche perché al momento dello stop la squadra stava cominciando a ingranare le marce giuste. Anche perché la preparazione è stata interrotta, c'è stato qualche problema relativo al Covid, quindi speriamo che possa riprendere quanto prima, magari anche con il pubblico, perché comunque giocare soprattutto in categorie come l'eccellenza senza pubblico è ancora peggio che giocare negli stadi Serie A senza pubblico. Assolutamente. Come ricordavo in apertura, Luigi, tu sei presidente nel Napoli Club Ariano Irpino. Come è nata, come nasce l'idea di fondare il club, di comunque creare un punto di incontro per i tifosi napoletani di Ariano? Allora, mi dai l'occasione anche per ricordare, per dire due parole su mio padre, perché il Napoli Club Ariano Irpino, così come tante altre realtà realtà sportive nate ad Ariano, insomma, hanno l'impronta e nascono per un'idea, per un'intuizione di mio padre. Era l'estate del 2011, insomma già da un po' di tempo un gruppo sempre più numeroso di tifosi del Napoli aveva preso l'abitudine di vivere assieme le partite, e quindi naturalmente mio padre non poteva non subodorare la possibilità, prese subito dei contatti con i referenti regionali. Ricordo ai tempi c'era il dottor Passarelli, che era il presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club. Andammo a Napoli, li conoscemmo e decidemmo subito di creare questa associazione ad Ariano. Naturalmente lui insomma per la prima volta ha fatto un passo indietro e ha voluto che fossi io a fare il presidente, però per tutta la compagine resta lui il nostro punto di riferimento, e a lui continuano ad andare i nostri ringraziamenti per la bella realtà che siamo riusciti a creare e a portare avanti. Dico a portare avanti perché, come ti dicevo, è nata nel 2011
e siamo riusciti a portarla avanti fino ad oggi con tanti sacrifici. Sono i sacrifici che affrontano tutte le associazioni, tutti i club organizzati di tifosi. Io spesso mi confronto anche con gli altri amici che gestiscono gli altri club presenti ad Ariano. Abbiamo tutti le stesse difficoltà, perché purtroppo ci sono dei costi di gestione importanti e difficili da affrontare, però finora ce l'abbiamo fatta e insomma ci riproponiamo alla ripresa, insomma, di questa chiusura forzata di riprendere le attività. Anche perché bisogna tornare in campo per dar vita di nuovo al quadrangolare tra i club di tifosi, anzi credo, spero che a breve ci sarà anche la rinascita del club a 399 dei tifosi dell'Avellino, così ci saranno cinque club, perché è sempre un bel appuntamento. L'anno scorso è stata una bella assolutamente manifestazione. Ma guarda Antonio, tutte le manifestazioni che poi consentono di fare aggregazione, di stare insieme, insomma sono tutte lodevoli e sono tutte iniziative che devono essere sempre ripetute e portate avanti. Quindi noi abbiamo sempre accolto l'invito, perché l'idea appunto di questo quadrangolare tra i club è nato, lo riconosciamo al presidente del Juventus Club, il mio amico Giancarlo Sicuranza, che non ti ha convinto a scendere in campo per l'over 35. No, ci ha provato, però gli ho fatto presente, lui sa bene le condizioni martoriate delle mie caviglie e delle ginocchia, quindi insomma ha desistito subito, perché gli ho rappresentato che potevo rischiare seriamente di farmi male. E quindi speriamo di ripetere quanto prima questo appuntamento estivo del quadrangolare. Riguarda sempre il Napoli Club, ti chiedo se appunto ci sono state, chiaramente il club è chiuso come gli altri club di tifosi, se appunto il Covid ha fatto capire quanto possono essere importanti questi momenti di aggregazione, anche per vedere una partita tra persone di varie età, anche perché, come ricordiamo spesso anche qui a Camera Sport, lo sport in una città, in una realtà come Ariano, deve essere soprattutto aggregazione. No, assolutamente, forse gli unici aspetti positivi di questa pandemia sono questi, sono appunto questi, quelli che ci stanno facendo capire quanto ci mancano quelle cose alle quali eravamo abituati e pensavamo fossero il pane quotidiano, forse non ci rendevamo neanche conto di quanto erano preziosi quei momenti. Il fatto di non poter condividere una passione è sicuramente un qualcosa di brutto, questa è la verità. Restiamo in contatto, siamo circa 100 soci, noi abbiamo ormai come tutti una chat, un gruppo WhatsApp grazie al quale riusciamo a rimanere in contatti anche quando gioca il Napoli, condividiamo malumori e dolori e gioie. Però indubbiamente non è la stessa cosa dello stare assieme, di poterci abbracciare quando c'è un gol e anche di poter sfogarci quando le cose non vanno per il verso giusto. Era tanta la voglia di tornare assieme, perché sul finire del campionato scorso ci siamo già resi conto di quanto era brutto non poterci radunare. Ed infatti quest'estate, quando sembrava che la situazione potesse migliorare, insomma, avevamo già iniziato a programmare la stagione. Però forse poi è stato giusto fermarci un attimino a ragionare, e con lucidità abbiamo deciso anche di non sobbarcarci delle spese, fortunatamente, perché immaginavamo che purtroppo questa seconda ondata del contagio potesse arrivare così come è arrivata. E ripeto, fortunatamente non abbiamo iniziato l'anno e non ci siamo visti
costretti ad affrontare una serie di spese che, insomma, ripeto, sono importanti, perché ogni club ha dei costi di gestione, soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti alla pay per view, che sono importanti. Ecco, magari secondo te anche le televisioni a pagamento dovrebbero avere maggiore sensibilità verso, magari non verso il privato abbonato che decide di usufruire dei servizi, sì, no, ma infatti, o verso le associazioni, verso questi luoghi di aggregazione. Sfondi una porta aperta, perché non ti nascondo che io, facendomi portavoce anche ripeto, degli altri amici che gestiscono gli altri tre club presenti ad Ariano, ho scritto una nota indirizzata a Sky, che gestisce i diritti delle partite di Serie A, facendo presente quella che poi è la realtà, penso, del 90% dei club, perché sì, loro devono pensare che non esiste soltanto il Napoli Club ufficiale che sta a Napoli, o parlo dell'Inter Club che sta a Milano e che quindi sicuramente hanno una compagine sociale che è 10-100 volte quella che può essere la compagine sociale di una realtà territoriale. Esistono tanti piccoli club sparsi in tutta Italia che purtroppo non riescono ad affrontare, perché parliamo, insomma, di diverse migliaia di euro, un abbonamento, sì, per associazioni sportive, per club che poi sono allocati spesso e volentieri in locali pubblici, quindi necessariamente bisogna fare un abbonamento per locali pubblici, hanno dei costi che ammontano a diverse migliaia di euro solo per gli abbonamenti, solo per l'abbonamento televisivo, per non parlare poi dei costi legati al fitto della sala, alle utenze. Quindi, insomma, nel momento in cui c'è un budget da affrontare di spesa di circa 5, 6, 7 mila euro annui, non è facile andarle a coprire. Quindi anche da questo punto di vista bisogna ringraziare tutti i soci che ogni anno danno la disponibilità e fanno sì che l'associazione possa andare avanti. A proposito di quadrangolare, quest'anno, il 2020, che avevamo cominciato con tutte le migliori intenzioni tutti quanti, a gennaio si è svolto il triangolare, un calcio alla SLA al Palazzetto dello Sport, sì, insieme agli amici del Città di Ariano, dell'Over 35 e del Boca, squadra di arianesti trapiantati a Roma, protagonisti suo fratello Francesco Pisapia, che sono stati protagonisti del triangolare. Sono stati protagonisti in negativo, diciamo. Protagonisti in negativo, questo è purtroppo per loro, sì. Che ancora glielo ricordo. Infatti, perché a quanto ho capito, tuo fratello si è un po' ritirato dalle scene. Da strenuo difensore di Ariano e dell'arianesità a 360 gradi, gli avevo fatto presente, dico, non pensate che venite ad Ariano, e per quanto sia un amichevole, potete fare la parte dei leoni, e infatti, insomma, ci siamo fatti valere come arianesi. Però comunque, naturalmente sto, sì, scherzando. Sì, sì, assolutamente. Poi è stata una bella occasione, appunto, per raccogliere fondi contro la SLA, in cui tu e la tua famiglia siete impegnati in prima persona. Speriamo che possa essere stato solo il primo passo di una serie di eventi che speriamo prima possibile possano essere organizzati ad Ariano, per appunto sensibilizzare la lotta ad una malattia che secondo te è ben conosciuta, cioè la gente ha la percezione di cosa si ha di fronte anche quando soltanto se ne parla, o secondo te c'è ancora bisogno di una maggiore informazione? Allora, guarda, Antonio, due parole su quella manifestazione, perché è stata una delle pochissime cose belle di questo 2020, perché, se non sbaglio, si è svolta in concomitanza qualche giorno prima dell'Epifania, quindi sì, era il 4 effettivamente di gennaio, sì. È stata una delle ultime manifestazioni veramente belle che si sono tenute ad Ariano, al Palazzetto dello Sport, prima della chiusura totale dovuta alla pandemia. È stata una manifestazione perché ha portato l'attenzione un po' di tutti su una malattia che, come hai detto tu, insomma, non
Comincia purtroppo ad essere conosciuta perché mio padre sono 4 anni che è ammalato di SLA e mi sono accorto in questi 4 anni che purtroppo si è diffusa tantissimo. Ogni anno sono sempre più le persone che si ammalano di questa malattia. Prima c'erano soltanto casi veramente sporadici, invece purtroppo adesso cominciano ad essere sempre più numerosi e c'è assoluta necessità di parlarne perché, come dissi sul finire di quella manifestazione, quando mi fu data l'occasione anche di ringraziare gli organizzatori e tutti voi che avete collaborato per la riuscita dell'evento. Bisogna parlarne il più possibile perché quello che si fa a livello di assistenza per le persone ammalate purtroppo non è sufficiente. L'assistenza domiciliare per malati che hanno bisogno di un'assistenza continua, 24 ore su 24, ogni minuto hanno bisogno di un'assistenza. Purtroppo l'assistenza domiciliare che viene prestata da quelle che sono le istituzioni sanitarie non è sufficiente. Io finii quella manifestazione dicendo, ringraziando perché era stata fatta, fu anche consegnata una targa per mio padre e tenni a precisare che quella targa portava il nome di papà, ma era assolutamente da estendere a tutte le persone malate di SLA. Perché io in questi 4 anni mi chiedo sempre, mi faccio sempre la stessa domanda, dico, mio padre, grazie alla famiglia e grazie anche alle condizioni benestanti, ha potuto affrontare con dignità e con tutte le necessità del caso quello che purtroppo questa malattia ti porta ad affrontare. E quindi si è potuto dotare di tutti gli strumenti, di tutti i macchinari, di tutta l'assistenza, di tutto quello di cui può aver bisogno una persona malata e che si trova in quelle condizioni. Però il pensiero va sempre alle tantissime persone che purtroppo non hanno la possibilità Assolutamente. di avere 3 assistenti che si alternano dalla mattina alla sera 24 ore su 24, di avere una moglie sempre presente, dei figli che comunque si danno da fare per tutte quelle che sono anche le incombenze burocratiche, che sono tantissime, per avere un qualsiasi tipo di ausilio. Insomma, ci sono dei percorsi tortuosi veramente inimmaginabili e quindi il pensiero va sempre, ripeto, alla povera gente che poi inevitabilmente si Sì. arrende perché non ce la fa ad affrontare un qualcosa di così veramente difficile da superare, si arrende e si lascia andare. E questo è una cosa non giusta, è una cosa brutta ed è una cosa inaccettabile insomma, se pensiamo che viviamo in quest'epoca, in un'epoca in cui diciamo c'è il benessere per quanto ci sono sicuramente delle difficoltà importanti in questo particolare momento storico, però non è giusto che persone malate non possano ricevere Assolutamente. l'assistenza di cui hanno bisogno. Intanto ti salutano un po' di amici, Venturino D'Avella, dottor Fabio Vitale, Grazie. Luigi Fiore e Grazie. il mio amico, il tuo amico Luigi Fiamma, ricorda anche il gol di Massimiliano della Come Polera, no? nostro direttore della Polera, che ha chiuso un po' la C'è un manifestazione. fotogramma della sua C'è un esultanza fotogramma che ha alla fatto un po' il Batistuta, se giro di non vari sbaglio, gruppi WhatsApp, quindi con insomma. il dito davanti alla Quindi bocca. diciamo ci sono delle cose, dei conti che sono rimasti In aperti dopo sospeso. questo triangolare. Speriamo quanto prima di poter. Noi già subito dopo la prima edizione, parlo anche per il mio amico Alfonso Maraia, Guarda, tante le persone che ci hanno dato una Antonio, mano. la cosa bella della nostra città, di quello che mi lega in maniera viscerale ad Ariano è appunto quello di cui tu adesso proprio in diretta mi hai reso partecipe, questa possibilità di avere un rapporto così
familiare, così stretto, così amicale con tantissime persone, che poi insomma nei momenti di difficoltà, nei momenti belli e brutti, insomma, come vedi, sono sempre presenti. Assolutamente. Sì. Quindi questa è la cosa bella di Ariano e di cui dovremmo sempre tenere presente. Assolutamente. E a proposito di Palazzetto dello Sport, approfitto per ricordare che domenica ci sarà un appuntamento con Città di Ariano, con dello sport in diretta. C'è il match dell'Irpinia Centro Medico Atena, parliamo di calcio a 5 femminile di Serie A2 contro la Vigor Lamezia. Il calendario della Serie A2 di calcio a 5 femminile è stato un po' stravolto, come tanti aspetti della nostra vita, dal Covid, quindi domenica c'è il recupero della sesta giornata che si sarebbe dovuta disputare domenica scorsa, quindi le ragazze di Mister Battistone saranno nuovamente protagoniste su Città di Ariano, sia sulla nostra pagina Facebook sia sul sito www.cittadiariano.it, per cercare il riscatto dopo l'immeritata sconfitta contro il Cittadini Taranto. Domenica arriva un'altra formazione molto quotata come il Vigor Lamezia, quindi vi ricordo appuntamento alle ore 16 in diretta su Città di Ariano. E Luigi, a proposito di Covid, tu oltre a essere presidente del Napoli Club sei anche presidente dell'Istituto di Assistenza Capezzuto, cosa che, ti dico la verità, ho scoperto durante la quarantena dura che abbiamo affrontato qui ad Ariano. Che esperienza è per te? Quali sono anche lì le situazioni che hanno reso complicato, che il Covid ha complicato ancora di più rispetto alla normale amministrazione? Sì, ti ringrazio perché mi dà la possibilità di parlare di un'altra cosa a cui tengo particolarmente, perché sono già 7-8 anni che faccio parte della compagine dell'Istituto Capezzuto, che rappresenta un'altra cosa di cui tutti gli arianesi dovrebbero andare fieri, perché è un istituto storico, nasce nel 1860 e qualcosa, 65, non vorrei sbagliare, per un lascito testamentario dell'allora vescovo di Ariano. Ed è una realtà, mi permetto di dirlo, insomma, è una realtà, un'eccellenza arianese, perché è un istituto di assistenza che dà la possibilità a tante persone di poter trascorrere in maniera serena e dignitosa, insomma, una fase delicatissima della loro vita, che è la fase, diciamo, quella della terza età. Io ne faccio parte da diversi anni, sono entrato come componente del consiglio di amministrazione e poi da 4 anni a questa parte rivesto la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Anche lì c'è da dire che stiamo facendo degli sforzi importanti, perché ci sono tante difficoltà dovute al fatto che insomma, non sempre le famiglie possono permettersi il pagamento delle rette che sono previste per gli ospiti, e quindi non sono tantissimi gli ospiti che la struttura appunto accoglie, e quindi anche lì ci sono dei costi di gestione che bisogna affrontare. Però stiamo facendo un lavoro importante e devo dire che, insomma, devo ringraziare anche lì la compagine amministrativa, il direttore amministrativo in primis, ma poi tutto il personale infermieristico e di personale di assistenza sociosanitario agli ospiti, perché veramente non fanno mancare mai nulla alle persone che decidono, appunto, scelgono il nostro istituto. Io dico sempre: non ci siamo fatti mancare niente. Ogni tanto faccio la battuta con le persone con cui sto condividendo questa esperienza, perché affrontare purtroppo il Covid, insomma, per queste strutture non è stato facilissimo, come abbiamo potuto vedere dalle notizie, soprattutto che in occasione della prima ondata, insomma, si sono susseguite, perché sono state questo tipo di enti e di strutture sono state quelle più colpite dalla pandemia.
Noi siamo stati fortunati, perché Antonio bisogna essere sempre fortunati, io sì. Lo dico, a non avere avuto casi di contagio. Siamo stati quindi in primis fortunati, però devo riconoscere anche che siamo stati previdenti. Siamo stati previdenti perché addirittura abbiamo anticipato le mosse del governatore, del presidente della regione, di De Luca, e insomma non è da poco anticipare De Luca. Quando ancora Ariano non era chiusa, noi l'istituto, insomma, per la delicatezza della situazione che immaginavamo di dover affrontare, noi l'istituto l'abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso, che cosa significa chiudere l'istituto? Significa che lo abbiamo chiuso purtroppo ai familiari, quindi con sommo dispiacere abbiamo deciso di evitare le visite dei familiari agli ospiti. Ma come forma, ripeto, appunto di tutela della salute dei nostri vecchietti. Abbiamo chiesto la disponibilità a tutto il personale, e vanno ringraziati questi ragazzi, di non andare a fare cure domiciliari, prestazioni sanitarie a domicilio, e quindi di concentrare le loro attività esclusivamente all'interno del Capezzuto. E poi abbiamo naturalmente adottato tutte quelle misure di salvaguardia tra mascherine, sanificatori, tute per tutti gli operatori sanitari. Io stesso non ho avuto accesso all'istituto per tutto il periodo, emergenziale. E quindi abbiamo adottato queste misure di salvaguardia che, ripeto, fortunatamente si sono rivelate efficaci, sì. E ci avviamo alla chiusura di questo appuntamento con Camera Sport. Luigi, ti chiedo, diciamo, dopo il calcio, so che la grande passione di famiglia è il tennis. Qual è il tuo rapporto con il tennis oggi? Qual è la tua idea dello sport, di come sia il tennis ad Ariano? Anche perché fortunatamente viviamo un momento in cui il tennis maschile italiano, femminile un po' meno, anche se c'è stata una grande epoca, tennis maschile italiano va molto bene, abbiamo 2, 3, 4 giocatori giovani e forti. E credi che possa essere da traino per tanti? Io, il tennis è uno sport che consiglio a tutti, bambini, bambine, giovani, vecchi, senza distinzione di età, di fisico, eccetera. Ma credi che possa essere, avere questi giocatori da traino per un movimento, per uno sport che secondo me è sempre molto utile, soprattutto per i giovani? Ma Antonio, assolutamente, stai toccando un altro punto debole, un'altra mia grande passione, perché il tennis poi è il primo amore, è lo sport che ho praticato da bambino, sempre, insomma, torniamo alla figura paterna, sempre grazie a mio padre, che ai tempi è stato per tanti anni presidente del Renzulli, quando parlo del Renzulli parlo del Circolo Tennis Renzulli. Un'altra eccellenza di Ariano, perché non so se tutti sono al corrente del fatto che parliamo di un campo in terra rossa, campi in terra rossa che ormai sono una rarità, sì. Perché in tutta la provincia di Avellino non esistono più campi in terra rossa, l'unico campo in terra rossa c'è ad Ariano Irpino, proprio perché sono stati tutti riconvertiti, è stato facile riconvertirli in campi di calcio a 5, perché da un punto di vista economico fruttano sicuramente di più. I costi di gestione di un campo di terra rossa sono sicuramente notevoli rispetto al campo in cemento, in mateco, in gomma, insomma negli altri materiali, tutti gli altri materiali con cui adesso oggi si fanno i campi da tennis. Quindi il glorioso Circolo Tennis Renzulli è un qualcosa che speriamo possa resistere per sempre ad Ariano, perché è una chicca. Avere un campo in terra rossa ubicato nella villa comunale è veramente un qualcosa di bello. Io tanti ragazzi con cui giocavo a tennis negli anni 80 e che venivano da Napoli a fare i tornei ad Ariano,
adesso che li sto rincontrando, perché come me sono genitori di figli che giocano a tennis, da un paio d'anni ci rincontriamo in altre sedi, la prima cosa che mi dicono, e dicono: Madonna Luigi, quando venivo ad Ariano a fare i tornei sul campo nella, sì, al campo nella campo, villa, e, insomma, campo sono ricordi in veramente indelebili, quindi un invito, se mi posso permettere, all'amministrazione comunale, ma non hanno sicuramente bisogno delle mie parole per conservare, fare di tutto per conservare il più a lungo possibile il circolo tennis Renzulli, lo storico circolo tennis Renzulli, e un plauso a chi lo ha gestito in questi anni e lo sta continuando a gestire. Io l'altro giorno passeggiavo in villa, Antonio, e viene veramente una tristezza a vedere, non so se ti è capitato, sì, che purtroppo il pallone adesso sgonfio, diciamo, pallone, è un po' l'immagine simbolo pallone presso di questo statico, momento. Il pallone presso statico è stato giustamente abbassato, sgonfiato, perché nel momento in cui non si fa attività, un giorno per tenere in piedi un pallone presso statico comporta dei costi che effettivamente sono, sì, poi difficili da riuscire ad affrontare, quindi giustamente è stato abbassato, però viene una grande tristezza perché appunto forse è il simbolo del momento di sospensione delle attività sportive di Ariano. È vero, sì, ho avuto la stessa impressione, insomma, da quella. Tornando al tennis, stiamo vivendo a livello nazionale un'era importante, perché dopo tanti anni di buio ci sono stati, insomma, diversi anni segnati da Fognini, sì, e da Seppi, che sicuramente hanno dato il là a questa nuova generazione di ragazzi che ultimamente si stanno veramente facendo onore, perché Sinner gioca a tennis in maniera veramente notevole, è forte, ma no, perché poi secondo me non perché lo, la non perché lo dico io, ma ha già avuto attestati di stima e di riconoscimento da fior fior di giocatori, parliamo di Djokovic e Nadal, sì, che hanno intravisto in lui il futuro campione, forse non, insomma, anche il futuro numero uno del mondo, perché veramente, veramente a livello tecnico, ma soprattutto a livello mentale, è forte. Perché poi, Antonio, c'è da dire questo, che il tennis tu lo consigliavi e io mi accodo a te, lo consiglio vivamente a tutti, perché secondo me resta uno degli sport più belli e nello stesso tempo più difficili. Concordo. Perché la componente mentale di questo sport supera sicuramente quella fisica, atletica e tecnica. E per i bambini, per i ragazzini, può essere sicuramente di aiuto non solo nell'ambito prettamente tennistico e sportivo, ma proprio nella vita, perché è uno sport che ti aiuta, secondo me, ad affrontare le difficoltà e ti aiuta ad affrontare la vita e a stare al mondo, a stare nella società così come si deve stare. Ti faccio un'ultima domanda da genitore: com'è stato essere stato genitore nell'anno del Covid? Com'è stato avere, magari essere ancora più a contatto con i figli, visto che passano è molto stato, tempo in casa? Antonio, è stato, insomma, spesso con i genitori ci confrontiamo su queste dinamiche che stiamo vivendo quotidianamente. È stata durissima per i genitori, ma perché è stata dura in primis per i bambini? Perché tenere i bambini 24 ore al giorno in casa, insomma, non è facile. Adesso, da quando sia nella prima ondata che adesso con questa seconda ondata, purtroppo anche la scuola la stanno vivendo tramite la didattica a distanza, e questo purtroppo poi fa sì che loro 24 ore al giorno effettivamente stiano non solo in casa, ma c'è il rischio che stanno tantissime ore sempre di fronte ad un apparecchio tecnologico, diciamo così. Io personalmente ho la fortuna
Ho la fortuna che tutti e due, per quanto piccolini, giocano a tennis. Lo praticano già a livello agonistico e quindi loro da agonisti hanno la possibilità di allenarsi, perché il tennis, non essendo uno sport di contatto, permette tuttora, nonostante siamo in zona rossa, agli atleti agonisti di allenarsi. Quindi diciamo così, 3-4 pomeriggi a settimana si sfogano facendo il corso di tennis, facendo i loro allenamenti. Però manca la scuola, manca loro il loro contatto amici, con gli altri bambini, manca la possibilità di uscire all'aria aperta, di fare una passeggiata in villa, una giornata come quella odierna che è veramente spettacolare, sì, nonostante sì, sì. Siamo, anche perché mai come siamo a fine novembre, infatti stiamo godendo giornate spettacolari. E quindi insomma è stato difficile, è tuttora difficile, però teniamo duro noi, devono tenere duro i bambini e dobbiamo fare questo sacrificio, perché sono sacrifici necessari per uscire il prima possibile da questa situazione veramente, veramente brutta. Allora, siamo in chiusura di questa puntata, vi ricordo nuovamente la diretta di domenica alle 16, domenica 29 novembre, in diretta su Cittadina Irpina, Centro Medico Atena contro Vigor Lamezia, Serie A2 di calcio a 5 femminile, recupero della sesta giornata, quindi le ragazze irpine sono pronte a scendere in campo per riscattare l'inopinata sconfitta di domenica scorsa con il Città di Taranto. Luigi, grazie per la tua presenza. Antonio, quanto è difficile volevo rinnovarti i ringraziamenti. Chi mi conosce sa che sono una persona riservata, però tu insomma hai toccato il mio punto debole, il mio tallone d'Achille, che è lo sport, che è una mia grandissima passione, e quindi ammiro chi fa tanto come te per propagandare lo sport, e non potevo assolutamente sottrarmi al tuo invito, quindi ti ripeto, rinnovo i ringraziamenti a te e a Città di Ariano, sperando quanto prima in una ripresa a 360 gradi di tutto lo sport vissuto da sportivi, da tifosi, da giornalisti, e insomma per tutto quello che ruota attorno al mondo sportivo. Speriamo insomma che quanto prima possano riaprire i club, i campi, i parchi, tutto esatto, quello che riguarda esatto lo sport. Grazie ancora, grazie Luigi Gambacorta, presidente a te, del a Napoli Club Ariano Irpino. Ricordo ancora domenica ore 16, diretta su Città di Ariano del calcio a 5 femminile dell'Irpinia Centro Medico Atena. Grazie alla regia di Antonio Pannese, grazie a Eulalia e Dolores che hanno curato la locandina come sempre. Un saluto da Antonio Guarini, buon fine settimana e come sempre Forza Ariano.